Si è appena conclusa l'edizione 2022 di Lucca Comics and Games. Dopo la pandemia, la prima in presenza senza restrizioni. E che presenza! Circa 320.000 biglietti venduti, un grande successo, il più grande di sempre nella storia della manifestazione. L'edizione di quest'anno, nel segno della speranza, Hope, tema scelto dagli organizzatori, consolida una volta di più la fama di evento di rilevanza mondiale nel settore del fumetto, del gioco di ruolo e del costume. I 5 giorni di Lucca Comics and Games hanno visto la pacifica invasione del popolo dei comics nel centro storico, e poi le sfilate dei cosplayer e la presenza di Tim Burton in occasione dell'anteprima europea del primo episodio di Mercoledì, l'attesissima serie da lui diretta. Davvero tanti gli appuntamenti nel centro storico di Lucca, ci voleva la mappa per intercettarli tutti. C'erano i firmacopie, la presenza di disegnatori e autori, tra i quali anche l'aretino Fabio Civitelli, storico disegnatore di Tex e di altri prodotti editoriali di Sergio Bonelli. Anche Teletruria era a Lucca e seguendo la mappa delle manifestazioni abbiamo girato la bella città toscana, pacificamente invasa da appassionati, collezionisti e personaggi più o meno pittoreschi. Questo lo stand di One Piece Film Red, fenomeno internazionale partito dal Giappone che ci assicurano sarà il fenomeno dei prossimi mesi anche in Italia. In 5 giorni di eventi e incontri a Lucca si sono visti anche Zero Calcare, i protagonisti di diverse serie TV come Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere e poi Licia Troisi, J.M. Miro, Saviano, Carlos Granger, Cristina D'Avena in concerto e innumerevoli ospiti ed esperti per spiegare le tecnologie del metaverso, della blockchain, della cripto. Il prefetto di Lucca, Francesco Esposito, a chiusura del festival, coglie l'occasione per ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito al buon esito della manifestazione. Il titolo Hope quest'anno è stato quanto mai azzeccato. E se dal 1966 ancora non avete visitato Lucca, segnatevi l'appuntamento per il prossimo anno. Lucca Comics and Games 2023 è già sul tavolo degli organizzatori.